Dai, dai. Ma porco. Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video, ragazzi. Io sono Miuro, oggi vi porto la MX50, il mezzo premium del vecchio Season Pass. Parliamo di un mezzo, di un carro medio che è molto valido, però a parer mio molto discutibile. Ve la faccio molto breve. Ha lo stesso scafo dello Sharp 25T, che ve lo faccio vedere qui nelle immagini, ed è un carro che ha la torretta in maniera posta in maniera posteriore col motore in avanti da trasmissione, quindi vi garantisce una protezione molto più alta. Invece questo qui, la MX50, è lo stesso carro preso con la torretta messa avanti e il motore dietro. Il motore ottimo, 1000 cavalli, con una trasmissione che vi porta a 51 km/h in avanti e massimo in retromarcia 19, quindi nel complesso va veramente bene. Uno scafo maggiormente corazzato, quindi ulteriormente corazzato, e una torretta dove hanno ridotto, non lo so per quale motivo, a me andava benissimo la corazzatura che aveva prima dello Shar 25T, in quanto riuscivo veramente a dingare dei colpi tipo come quello di un Panther o quello di un Tiger 2, che bucano tantissimo. Quindi non dico che vi dava una sopravvivenza da immortal, però vi dava, diciamo, una percentuale in più di poter dingare qualche colpo. Nel complesso, ragazzi, veramente forte. Ha un autoloader da 6,7 secondi, appunto, dove anche se vi fanno un membro dell'equipaggio nella zona torretta, non vi dovete preoccupare perché lui già sta ricaricando e fa tutto in automatico. La mobilità, siamo sempre, diciamo, in quella linea ottima, quindi soprattutto per la retromarcia, per toglierci da situazioni scomode. La mimetica carina, ci può stare. Però ripeto, non sono un grande fan di questo mezzo. Avrei preferito più la configurazione dello Shar 25T, dove dà maggiore protezione all'equipaggio. Però nel complesso, ragazzi, è veramente valido. Non sono molti i mezzi che hanno 1000 cavalli di potenza per muovere appunto un carro, soprattutto medio. Quindi non stiamo neanche parlando di un carro pesante. E niente, vediamo subito che cosa riusciamo a combinare con questo mezzo. Andiamo. Ecco, forse questa mimetica in questo ambiente non era delle migliori, eh? Vabbè. Anzi, sta mappa, sai quando mi capitava? Quando c'era la guerra mondiale. A few minutes later. Cespuglietto. Allora, aspettiamo che lui esce. Santa la miseria. Santa la miseria. Dai, 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 dai. Andato, ok. Perfetto, ok. Avanza di pochissimo, non vedo niente. Là dice che ce n'è uno, ma chi lo vede? Guarda, vatti a mettere lì dove stava quel cadavere. Vai, vai, vai. Ma voi lo sentite un colpo da là? Sì, anche io l'ho sentito. C'è qualcuno lì. Frena, frena, fermati, fermati. Ok, almeno non spara, poi questo in retromarcia ci mette una vita. Vieni qua, vieni, non ti muovi. Ce n'è un altro lì, avanziamo. È un KV2 quello. No, è uno Zis 30. Ma che... Oh, fermo, fermo, fermo. 2638. No, che 2638. Vabbè, abituato a giocato FIA, raga.
Ogni tanto ti rincoglionisci. Ok. No, no, vai indietro, non andare in avanti. Ok, assist. Oh, 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 fermo. Leopard, leopard, leopard. Vabbè, non è più a tiro. Ok, quello è molto pericoloso. Un attimo, che devo fare due calcoli. Vediamo, no. Bello questo. Bello che non gli ho fatto niente. Facciamogli la... Ok, è andato. Meno male. È questo, mica l'ho visto. Ok. Raga, può succedere che, che non lo vedi. A sentimento sono andato ed è andato bene. Al cuore non si comanda. Ma War Thunder sì. Non ti muovere. Ok. Bravo, bravo. Lui ha capito tutto dalla vita. Fermo, vieni qua. Ecco, se avanzi, così non ci sparano. Ma siamo proprio sullo spawn, ok. Ok. Poi nel complesso ha anche un ottimo, diciamo, abbastanza depressione per dar fastidio a chi si trova più in basso. Vediamo quanto è distante, veloce. 450 metri, ma secondo me di più, eh. Vabbè. Vabbè. Ma come si fa? Come si fa? Dove andai più su? Oh, radiatore serbatoio. Il nulla cosmico. Perfetto, bravo Gaetano. Oh. Ok, almeno la retromarcia serve a qualcosa, visto coso. Perfetto, non gli abbiamo fatto assolutamente niente. Andiamo un po' più su. Cingolo. Vediamo se riusciamo a demolire la casa prima che questo qua ci viene a dar fastidio. Sì, ti ho visto, non ti preoccupare. Forse ho messo pochi colpi. È l'abitudine, ragazzi, mi dispiace. Mi sta uscendo. Devo riparare la canna. 9 secondi. Dai, nel complesso va bene. Va, vabbè. Volevo rotto ciò che luccica. Dai, ricarica. Dai, esci. Ma come fai a dingare che non hai corazzatura? Vabbè. Come fai? Come fai a dingare? Vabbè. Oh, vedi? La volontà divina. Senza che vado a dire brutte parole. Di nuovo. Dobbiamo andare a sostituire qualche tipo dell'equipaggio. Però prima devo vedere se c'è qualcuno che ci punta dalla... Infatti, quanti metri sarà? 1200 metri? Vediamo. Ma è molto più avanti.
ancora più avanti. Cingolo, perfetto. Un po' più su. Non abbiamo fatto assolutamente niente. Grazie MiG-9. Beh dai, ci sta qui, no? È la nostra mappa praticamente. Ok. Sento qualcuno qui. Ok. Fermo, spegni. No. Madonna, madonna, madonna. Ok. Boh, questi non curanti, non guardano né a destra né a sinistra. Vanno. Vanno senza guardare. Però io mi sento che abbiamo uno sulla destra ora. Veloce, ripara. Ma come? Ma dov'è? Non l'ho visto. Da sopra. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Prossimo video ci sarà un video inerente al futuro del canale, diciamo, ho intenzione di prendere un'altra strada anche per la questione dei video, ovviamente World Thunder lo porterò sempre, ma diciamo vi voglio portare un aggiornamento sulla questione. Niente ragazzi, come già detto ci vediamo presto, molto presto in un prossimo video, ciao ragazzi!